È Gianni Bennati, candidato della lista 52048 Rinasci, sostenuto dai partiti di centrodestra, il nuovo sindaco di Monte San Savino. Una vittoria arrivata dopo uno spoglio senza dubbio caratterizzato da diversi colpi di scena, con una sfida fino all'ultimo sul filo di lana. Bennati è stato eletto primo cittadino con il 33,14% delle preferenze, seguito da Antonio Marzullo con la lista per Monte San Savino con il 32,84%. Claudio Valdambrini, sostenuto dalla lista Monte al Centro, si è invece fermato al 31,15% ed infine Claudio Eminenti per il Partito Comunista ha raccolto il 2,87% delle preferenze. Bennati dunque arriva dopo due mandati di Margherita Scarpellini. Noi già mercoledì inizieremo a lavorare. Domani ci riposiamo e da mercoledì inizieremo a lavorare per Monte San Savino. In tempi brevissimi ci sarà la giunta, quindi già abbiamo voglia di fare qualcosa per Monte San Savino. A Montemignaio invece il sindaco uscente Roberto Pertichini è stato confermato primo cittadino con una percentuale bulgara. Pertichini con la lista per Montemignaio ha infatti ottenuto il 78,89% delle preferenze, dietro Alfredo Caruso con Montemignaio guarda oltre al 18,48% ed infine Mario Lombardi con il partito gay LGBT+, che si è fermato al 2,64%. Siamo stati premiati dal voto degli elettori, segno evidente che hanno fiducia in noi. D'altronde non è che abbiamo promesso niente, abbiamo promesso quello che è giusto promettere, l'impegno di cogliere tutte le occasioni che ci saranno e verranno per migliorare le nostre condizioni di comune di area interna, di mantenere tutto quello che abbiamo, partire dalla scuola, e ci sembra una cosa, per noi è un qualcosa di fantastico, tutte quelle, la farmacia, che ti devo dire, il medico, il punto prelievo sangue, di migliorare tutte le nostre condizioni. Sicuramente insieme con questo gruppo ce la faremo, perché siamo ben determinati.